Signori, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, a grande richiesta, parliamo di cucina molecolare. Nello specifico, ti farò vedere uno spaghetto incredibile. Andiamo! Gli ingredienti di cui abbiamo bisogno sono pomodorini, sono esattamente 200 grammi. Li andiamo a tagliare a metà. Cipolla di Tropea. Togliamo la buccia. Che colore che ha! Strepitoso. Coltello alla mano. E via insieme ai pomodori. Poi abbiamo bisogno di aglio e basilico. Come al solito l'aglio io lo incido. Tolgo la buccia e la parte centrale. Partiamo con un olio aromatizzato all'aglio con un po' di peperoncino. Se vuoi sapere come si fa, ho fatto un video dedicato, te lo lascio qua in alto. Accendiamo e partiamo con un soffrittino. Quindi l'aglio va dentro. Cazzo ragazzi, l'olio che ho fatto l'altro giorno sta lasciando un profumo nell'aria che è da mentecatti. Adesso tutti gli ingredienti dentro, pomodoro e scalogno. Aggiungiamo un pizzico di sale, acqua e Sua Maestà Basilico. Lo facciamo andare per circa 10-12 minuti. Andiamo a togliere l'aglio. Brick, il nostro mix. Frullatore e via. Per avere un risultato ottimale, ti consiglio di utilizzare l'etamina. Se non ce l'hai, qua sotto in descrizione troverai il link e valuterai tu l'acquisto. Quindi andiamo a filtrare il nostro composto. ASMR. Brick, aggiungiamo il liquido filtrato di prima. Prendiamo dell'agar-agar, anche questa se vi serve sotto trovate tutto, e andiamo a inserire 4 grammi di prodotto. Allora, 4 grammi. Frulliamo il tutto. Adesso che abbiamo l'agar-agar nel composto, dobbiamo portarla a bollore. Abbiamo raggiunto il bollore, adesso è tempo di schimicare come dei pazzi. Per farlo avremo bisogno di una siringa e un tubo di plastica. Io l'ho recuperato in un negozio di acquari. Ciotolina, aggiungiamo acqua. Con la siringa andiamo a prelevare del liquido, ok? Andiamo ad attaccare la siringa al tubo e partiamo con... Guarda che roba, guarda che roba. Ok. Togliamo la siringa e lasciamo il tubo immerso nell'acqua. Esattamente così. Se abbiamo fatto tutto giusto, adesso riempiremo la siringa di aria e spruzzeremo fuori il nostro spaghetto molecolare. Ciotolino. Riattacchiamo. Guardate. Che spettacolo! Guarda che bello! Guarda che spettacolo! Qui invece abbiamo 200 g di mozzarella di bufala e 200 g di acqua. Andiamo a frullare. Questo deve essere il vostro risultato, quindi una crema né troppo densa né troppo liquida. Come prima andiamo a filtrare il composto con l'etamina. Prendiamo il siero, lo mettiamo nel brick, sempre xantana, e andiamo a frullare. Come prima ci spostiamo in cottura, deve arrivare a bollore. Prepariamoci dell'olio ghiacciato, olio di semi, è arrivato a bollore subito fuori dal fuoco. Adesso siringa, olio ghiacciato. Vedete? Spettacolo è. Adesso in acqua. Signori, è giunto il momento di impiattare. Per farlo, a contrasto, piatto nero, spaghettino molecolare. Andiamo di mano, bello violento.
creiamo un po' di movimento nel piatto. Andiamo ad aggiungere la sferificazione. E per finire, Sua Maestà Basilico. Ed ecco qua la versione di uno spaghetto un po' più interessante. Ma che robetta. Signori, guardate che spettacolo. Non male per essere degli spaghetti molecolari. Bellissimi. Ma è giunto il momento di assaggiare. Il profumo è quello di una salsa di pomodoro, non tanto cotta perché effettivamente è quello che è. Questo caviarino qui mi fa proprio impazzire. Guardate che roba strepitosa. Andiamo a assaggiare l'insieme, che deve essere qualcosa tipo volare. E via. Ma che cazzo dici? Ma quanto è buono! Ragazzi, è una roba folle. Cioè, sembra... No, no, diamo un titolo a questo piatto. Cioè, gnam. Gnam. Questo piatto... Vieni subito ad assaggiare questo piatto. Che come al solito c'è Manu. Non potevo perderlo, non potevo. Allora. Non so neanche io come fare. Facciamo così, guarda. Ma come cazzo fai? È buono, eh? È una figata. Wow. Manu dice che è una figata. Qua sotto in descrizione troverete i pesi e i quantitativi per replicare questo piatto. Se non provate a farlo, secondo me c'è qualcosa che non va. Non perdetevi l'occasione di poter cucinare qui con me, in questo meraviglioso posto. Acquista il tuo biglietto e ci vediamo in cucina. Non avete scuse. Ciao!